Una diretta con l'ombrello in una Roma che ormai ha un clima tropicale. Ovviamente oggi faceva caldissimo, adesso ci sono dei tipici come dire, temporali tropicali, per fortuna questi sono piccoli, ma questo è quello che è avvenuto in Italia. Ecco il ciclone, ecco uno dei cicloni che ha colpito l'Emilia-Romagna. Vedete? È chiarissimo che è un ciclone. Solo gli imbecilli possono dire che questo non è un ciclone, ma sono piogge normali. Noi dobbiamo bandire gli imbecilli dai ruoli di responsabilità e dalla capacità di influenzare i cittadini. Perché lo dico? Ma lo dico per un motivo semplice. Perché guardate, se si continua a dire alla gente che c'è solo maltempo e qualche pioggia, è chiaro che le persone anziane, come è accaduto in Emilia-Romagna, non pensano di dover lasciare l'abitazione perché rischiano di morire. Se invece parliamo di cicloni, se invece parliamo di eventi estremi, gravi, allora le persone iniziano a capire che siamo in una situazione cambiata. Quindi chi nega il cambiamento climatico fa un gesto che è quasi criminale, perché rischia di indurre delle persone a non capire che rischiano la pelle. La gente sa quando c'è un terremoto che deve uscire dagli edifici e mettersi in sicurezza. Ovviamente perché noi siamo un paese che ha una tradizione purtroppo di terremoti e nemmeno là si fanno abbastanza esercitazioni di protezione civile. Ma questa emergenza climatica, questa emergenza alluvioni è un'emergenza nuova. Voi avete sentito tutte le interviste, persone di 80 anni che dicevano: ma nella vita mia non abbiamo mai visto una cosa del genere. Ma certo non l'hanno mai vista perché il clima è cambiato. Perché abbiamo talmente buttato CO2 nell'atmosfera che gli scienziati di tutto il mondo, tranne pochi imbecilli che negano la verità, dicono che abbiamo contribuito a cambiare il clima. Questa è la realtà. Non siamo pochi, siamo miliardi di persone e per la prima volta in centinaia e centinaia di migliaia di anni, quindi una cifra enorme, abbiamo superato le 400 parti per milioni di CO2 nell'atmosfera. Questo è il dato, questa è la realtà di tutti gli scienziati del pianeta. E noi in Italia dobbiamo assistere ancora in televisione al fatto che vengono intervistate persone improbabili, che non hanno nessuna competenza scientifica, che sono assolutamente dei ciucci, che continuano a dire: ma forse non c'è il cambiamento climatico. Ma veramente? Allora, questi sono i dati dei climatologi, questi sono i cicloni. I cicloni cosa sono? Sono accumuli enormi di acqua, con un'enorme quantità di acqua, che in genere si formavano nelle zone tropicali. Voi vedete gli uragani, quando ci sono gli uragani nel Golfo di Messico, in Florida. Gli uragani sono dei cicloni ancora più forti. Noi abbiamo notizia solo quando sono enormi, ma ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, ci sono le tempeste tropicali, ci sono cose che in Italia, nel Mediterraneo, non c'erano. Tant'è vero che adesso si chiamano Medicare. Che cosa significa? Uragani mediterranei o cicloni mediterranei. Allora, questo è il primo dato. Basta bugie. Dovete aiutarmi a sputtanare quelli che dicono cose false, perché condannano le persone a rischiare la pelle. Questo è il dato. È irresponsabile. È irresponsabile. Come diceva l'altro giorno in una trasmissione che ho fatto il direttore della Protezione Civile, in Giappone fin da quando uno ha 2 anni si fanno le esercitazioni di protezione civile per imparare ad affrontare i rischi, che siano terremoti, che siano maremoti, che siano altre cose. Allora, noi dobbiamo capire che bisogna educare, spiegare. È inaccettabile che qualcuno dica che è colpa delle persone che non sanno. Le persone, se tu gli dici che non c'è niente, che c'è solo un po' di pioggia, pensano che non sono mai morti per un po' di pioggia. Non hanno capito che il ciclone non è un po' di pioggia. Allora, questa è la prima cosa fondamentale. Poi, devo dire, abbiamo un governo in cui c'è un manicomio totale, la gente parla a bambera in un modo francamente mai avvenuto prima, eppure abbiamo avuto tanti deficienti in giro nel nostro paese, però devo dire, il livello di uno che dice una cosa, uno che dice un'altra, poi cito Salvini, adesso Salvini dice che tutto è colpa delle nutrie, le nutrie sono dei roditori, che obiettivamente possono dare fastidio in alcuni argini e ovviamente bisogna, come dire, provvedere. Non sono una specie protetta, non c'è nessuno che fa le campagne, non è che sono gli orsi che sono una specie protetta e sono rari, o animali come le aquile, no, parliamo di nutrie. Allora, quando mai c'è qualcuno che ha detto che non si possono fare gli interventi per evitare che le nutrie
Allora, se gli incapaci non sanno affrontare la difficoltà di un argine e continuare a dire che è colpa delle nutrie, per dire cosa? Per non dire la verità, che è colpa di amministratori e politici e politicanti che hanno fatto costruire le case sulle frane, le case negli alvei dei fiumi. E quindi poi quando i fiumi esondano, le case che stanno negli alvei dei fiumi travolgono le persone. E sono anni che diciamo che bisogna intervenire, sono anni. Io personalmente, ma tanti anche prima di me, io personalmente come ministro dell'Ambiente è dal 2007 che ho fatto la conferenza su adattamenti e cambiamenti climatici, abbiamo detto esattamente queste cose. E sono stato insultato perché avevo detto, riportando le notizie agli scienziati, non è che me li sono inventati io. Io ho fatto quello che dovrebbe fare un buon politico, consultare persone per bene, importanti, informate, istruite, esperti veri, fare una conferenza non di 2 giorni di passerella, ma ho fatto un anno di lavori in tutta Italia per capire quali erano le condizioni e poi dire cosa si doveva fare. La buona politica, adesso, poiché vanno e vengono le piogge, posso togliere l'ombrello. Allora, la buona politica, anzi la politica non buona, la politica vera dovrebbe essere che tu prevedi cosa può succedere e cerchi di provvedere prima, non tappare i buchi dopo che sono successi i disastri. E allora basta con le cazzate sulle nutrie, basta sparare cose e dire che il cambiamento climatico c'è o non c'è, ma come c'è o non c'è? Ma come si fa a negare l'evidenza? E dobbiamo dire che grazie al Presidente della Repubblica che su queste cose è andato anche in Norvegia a dire che il cambiamento climatico è una priorità mondiale. E devo dire che per fortuna anche il ministro dell'Ambiente di questo governo, Pichetto Fratin, ha chiarito, dopo che alcuni esponenti della maggioranza hanno detto che non c'è il cambiamento climatico, che il cambiamento climatico è una priorità. Cioè ha detto quello che è la verità. E oggi diventa un evento, come dire, molto forte dire la verità. Ma oggi il presidente, e sto qua avanti al Quirinale, quindi mi sono fermato qui anche per questo, quella è la Consulta, è la Corte Costituzionale. Oggi il Presidente ha detto che Manzoni, ha citato Alessandro Manzoni, che credo molti abbiano studiato nei loro percorsi scolastici, Alessandro Manzoni voleva una forte Italia unita e non tanti statarelli, inconsistenti. Cosa sono gli statarelli inconsistenti? Sono le regioni dell'autonomia differenziata di Calderoli, altro genio, altro grande statista di questo nostro paese che ha fatto una legge talmente schifosa che lui stesso l'ha chiamata porcata ed è diventato il Porcellum. Noi è l'unico paese al mondo che abbiamo avuto una legge che si chiama Porcellum, capito? Con rispetto dei porci che non c'entrano niente, perché poveretti non è colpa loro. È stato Calderoli a fare una legge pessima, una legge elettorale pessima, che lui stesso, dopo che l'ha fatta, l'ha definita porcata e quindi poi i giornalisti, gli esperti l'hanno chiamata Porcellum. Quindi se voi andate su Google, andate anche sulla Treccani, scrivete Porcellum, trovate che la legge elettorale in vigore nel nostro paese dal 2006 è stata il Porcellum. Pensate che vergogna. E noi a questo statista chiediamo di fare, addirittura di fare una norma costituzionale specificamente questa autonomia differenziata, questo decreto non mi piace, perché non è ma richiamando Manzoni, dicendo che serve un grado di vita, serve un statalento, se la darà un chiaro che tutto serve a questo paese meno che trasformare le regioni.
organizzato una bella associazione mondiale dei mercati contadini degli agricoltori per difendere la qualità del cibo dalle multinazionali del cibo anonimo.